Eccoci a fare l'unboxing anche del Frisa Overpod, ovvero quello che fu il primo Figurize Mechanics, che vede appunto Freezer seduto e basta, non si muove, non ha per così dire dettagli mobili perché non può essere smontato, cioè può essere tolto dal pod in realtà. Però non può muoversi da questa simpatica posizione da cagotto, ma il pod ha un sacco di dettagli e soprattutto è in scala con gli altri Figurize standard di Dragon Ball. Quindi volendo si può fare un mini diorama con il Frieza che incontra appunto Krillin, magari Goku, e poi la versione invece trasformata. Il livello di dettaglio delle plastiche è molto buono comunque e presenta un sacco di dettagli che se pannellati, lavorati, possono dare un grandissimo senso di profondità sia all'armatura di Freezer che ai dettagli del pod. In più i dettagli appunto dei comandi sono in clear con la parte diciamo coprente dell'adesivo per oscurare il resto. Diciamo del quadro comandi. Il pod in sé sono dei plasticoni comunque già presagomati con la basetta apposta per tenerlo in sospensione. I dettagli, appunto, ripeto, in sé non sono affatto male, ce n'è un bel po' da valorizzare, anche così da togliergli questo effetto plastica giallognola e renderlo molto più realistico. Poi, tra l'altro, l'armatura, diciamo, da guerrieri di Freezer a me è sempre piaciuta un sacco, con le spalline, e quindi questo Freezer è davvero molto valido. Tra l'altro, ripeto, pieno di dettagli anche nella coda, nelle braccia, che vanno valorizzati con dei marker. Userò questo, il marker capillare, per poter appunto far risaltare tutte le linee. E certamente si tratta di un bellissimo kit che merita di essere acquistato dai fan di Dragon Ball. Vediamo un po' di riuscire anche ad aprirlo nel verso giusto. Infatti, prima si incomincia a costruire l'interno dell'overpod per poi passare ai dettagli esterni. Si incomincia a costruire Frieza. Ripeto, purtroppo non è mobile. È comunque molto dettagliato perché anche se alcuni pezzi sono proprio parte frontale posteriore, poi le spalline, i dettagli appunto viola dell'armatura sono tutti pezzi sovrapposti, non sono parti diciamo colorate o adesivi. È davvero tutte plastiche sovrapposte degne di un Figurize, appunto. Però poi la mobilità non esiste, ma comunque una sua fierezza. E quindi se amate Freezer, anche nella sua prima forma, sapete, volete averlo. E quindi eccolo qua. Almeno per me è stato così. Ho naturalmente aspettato un bel po' prima di comprare questo kit, perché comunque è molto costoso, anche in Giappone costa di più di un Figurize normale e purtroppo da noi costa oltre 50 bombe, quindi ho deciso di aspettare che finisse in saldo adesso per il Black Friday e l'ho preso e ne sono comunque molto molto soddisfatto. Quindi anche a voi se vi capita ancora di trovarlo in offerta, fatelo vostro perché è comunque una delle cose più iconiche di Dragon Ball. La prima apparizione di Freezer con il suo appunto pod, perché lui era così sfavato, così forte, così superiore che non andava neanche in giro camminando, ma se ne stava seduto mentre diciamo ammazzava la gente. Quindi comunque in sé è un bel pezzo, è un pezzo di storia di Dragon Ball. È uno dei personaggi più caratteristici e iconici, e anche appunto come mechanics, ovvero il pod in sé,
è realizzato molto bene.